deciso che dovevo chiudere il rapporto non con i giocatori, non con la gente di Parma, ma soprattutto con la presa per il culo di 7 mesi, con questa situazione che si è venuta a creare. Senti, Sono stanco e ho deciso di lasciare tutto. ho parlato con tuo procuratore, insomma, non ti posso barare, chiaramente noi ci conosciamo abbastanza bene, che non era favorevole, no? Cioè, stai rinunciando a dei soldi, non sbaglio? Assolutamente. Puoi dirci quanto oppure Anche manco un molto secondo? importanti. Sono quasi 4 milioni che rinuncio, però non ho problema a dirlo. È una cosa brutta da dire perché tanta gente fa fatica a mangiare, però la cosa più brutta non è la mia rinuncia, ma soprattutto le tante persone che guadagnano molto meno, che da 7 mesi, da 8 mesi o da un anno non recepiscono un euro. E questa, la cosa brutta è questa. E soprattutto la presa in giro, domani vi paghiamo, domani vi paghiamo, poi non sappiamo con chi abbiamo a che fare, non sappiamo di che morte morire, io sono arrivato a un limite dopo 15 anni di carriera che non ne voglio più sapere, basta, chiudo con questa situazione d'agonia che è partita da luglio, che abbiamo perso l'Europa League e va bene, abbiamo preso punti penalizzazione e va bene, non ci hanno pagato per 7 mesi e va bene, prenderemo altri 2 punti per i non pagamenti di novembre, sono arrivato a un punto di non ritorno e sono stanco e mi spiace dei miei compagni che stanno soffrendo come me e soprattutto della gente, della tanta gente che c'è vicina che non ci ha mai, mai, mai rotto le scatole, ci ha sempre fatto lavorare bene e questi sono i tifosi del Parma. Adesso Ti do vediamo un quali immagini ieri ringraziamento Antonio. grande che rimarranno sempre Ma tu in B con nella Parma mia ci testa. saresti andato, perché a me 15 giorni fa mi hai detto io sono anche disposto a fare la Serie B. Che è cambiato in E io te lo 15 giorni? riconfermo, assolutamente, io. Ma cosa è cambiato? Che 15 giorni fa arriva una nuova proprietà, arrivano dei soldi, arriva delle persone serie, arriva la progettualità. Tutto questo non si sta, non si è avverato di niente e io sono stanco. Io sono una persona che prende delle decisioni. Ho fatto questo non come altre persone che hanno già una squadra per poi accasarsi. Io non ho squadre, lascio tutto perché sono stanco e per me vince la dignità e non i soldi. Quindi la squadra non c'è, tanto per capirci, perlomeno non c'è una squadra di quelle che conosciamo, Assolutamente non è. niente. Assolutamente. Il mio procuratore mi ha portato 4 giorni fa, 5 giorni fa, e lo sapeva anche Leonardi e Company, che era l'America. Ma io, per me il calcio è un calcio serio, l'Europa. Se devo andare in America o Dubai, vado a 40 anni, quando non riesco più a camminare, non ce la faccio più, per andare a fare le vacanze. Ma io sto ancora bene fisicamente e mentalmente per fare un calcio molto importante. Se non arriverà niente, aspetterò giugno. Se poi a giugno non arriverà niente, sono anche disposto ad appendere le scarpe a chiodo, perché ho una dignità. Per me vince al di sopra di tutto e tutti. Senti, ieri che è No, è successo? normale che poi per me è più facile avere una dignità, nel senso che non ho bisogno di soldi, per me è più facile sicuramente. Se, può darsi che se non avevo i soldi non rinunciavo a tutto questo, Questo è chiarissimo, però ho Antonio. la Antonio, fortuna di averli e è chiaro, chiaro. è chiaro, questo non ci sono dubbi. Mi dici bene che è successo ieri? Ieri la sorpresa è stata che allo stadio, io francamente mi aspettavo, non avevo seguito benissimo la situazione, che ti fischiassero, no, per la messa in mora, per la richiesta di soldi. Invece ti hanno applaudito, a parte che sono successo anche Carolina, ma insomma tutto lo stadio era dalla tua parte. Alla fine Sì, te mia moglie mi ha l'aspettavi? fatto la sorpresa anche a me. Con l'hashtag. Che è successo alla fine con quel tifoso? Adesso stiamo vedendo quell'immagine lì. Ti hanno minacciato, che è successo? Allora, quel ragazzo, no, assolutamente niente minacce, quel ragazzo là piangeva per la situazione che stiamo vivendo, mi chiedeva soltanto di avere un confronto anche con altri ragazzi e mi dava solo dei consigli positivi per capire com'era la situazione. Io ho detto non posso dire altro perché non la so, chiamo i miei compagni, ma non ci sono state minacce, è stato molto educato, cosa strana nel calcio italiano che delle persone, dei tifosi scendono giù allo stadio e dopo
sono venuti a parlare con educazione e con calma. E queste sono proprio le immagini del confronto che c'è stato ieri. Senti, vabbè, io poi dovrei fare quelle domande tipo la Sampdoria, dove vorresti andare, insomma, se... Però... Ma adesso ti dico la sincera verità, ma io la Sampdoria da quando sono andato via spero di tornare, però in questo momento qua mi sembra una cosa ridicola che ho chiuso col Parma per dire voglio andare a destra, a sinistra, su, giù, adesso mi voglio prendere un po' di giorni di vacanza e rilassarmi, perché da quando ho firmato poco tempo fa, 2 ore fa, sono sereno, perché mi sono tolto da un'agonia. Non ne volevo più sapere e sicuramente adesso aspetto con calma, se arriverà qualcosa di bello, di stuzzicante, bene, altrimenti me ne farò una ragione e starò fermo fino a giugno. Se a giugno non ci sarà qualcosa di stuzzicante, me ne andrò con mia moglie e i miei bimbi in vacanza da qualche parte. Non ho problema a lasciare questo mondo che in quest'ultimo periodo mi ha un po' deluso, non il mondo calcistico, la gente che ci fa parte. I compagni di squadra l'hai sentiti? Perché insomma chiaramente questa è una notizia che può destabilizzare l'ambiente, no? Ma no, io ho detto tante volte ai miei compagni il mio pensiero, il mio modo di pensare, e l'idea mia era quella. Poi Lucarelli l'altro giorno ha detto a tutti noi che ognuno è libero di fare quello che voleva. Io non ho avvisato nessuno e ho fatto, perché a me non piacciono le parole mai fatte, ho fatto e nessuno mi ha detto ero stupito della situazione, hanno soltanto detto ce l'aspettavamo, l'hanno detto loro di poterlo fare, infatti adesso stasera ho invitato sto sfigato di Lodi a mangiare la sua fidanzata, così almeno, visto che sta qui, visto che sono 7 mesi che anche lui si mette a piangere, adesso stiamo scherzando un po'. È venuto qua stasera che gli dispiace tanto, è mio amico e mio vicino. No, la cosa credo più grave, ovviamente, con tutto rispetto per i vostri stipendi, che sono numericamente superiori, però sono anche, credo, meno importanti della vostra vita, perché a fine mese ci arriverete voi e le future generazioni, giustamente, perché sono le leggi del mercato. È quello che dicevi prima a proposito delle persone che lavorano nell'ambiente del calcio, che prendono uno stipendio normale e che stanno avendo questi problemi. Senti, domani leggerai speculazioni. Ma non da 7 mesi sicuramente, ma molto più di un anno. Molto più di un anno? Ci sono persone... Assolutamente. Guarda, qui c'è Hernan Crespo che... Noi abbiamo un accordo di non fare il dibattito, però c'è Hernan Crespo conferma. A Hernan lo saluto e lo abbraccio. No, lui naturalmente non si deve prendere le responsabilità, che lui è un tesserato, io ormai non più, però io lo posso dire che c'è tanta gente che fa fatica ad arrivare a fine mese, che sono mesi e mesi e addirittura qualcuno anche qualche anno che non prende un euro, però questa è la realtà, io sono stanco e ormai sono fuori da questo ambiente Parma, non per i tifosi, non per i miei compagni, e né per la gente che ci lavora là, ma per qualcuno in particolare che ha creato questo disastro, che era un giochino perfetto per noi, creato l'anno scorso e ci siamo ritrovati, adesso ci siamo ritrovati in mezzo a un disastro. Va bene, io ti sto per salutare, tra poco qua si scatena il totomercato, c'è cioè già lo di no, scherzo, vabbè, perché ovviamente parleremo un po' di questa intervista.